Ciao a tutti, oggi depositiamo mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla mobilità in Proda, mozione che ci è stata sottoscritta dai gruppi di opposizione. Due motivi: i 500.000 euro dati al sindaco Castaldo contro la volontà del socio, quindi del comune, soprattutto la vicenda Metro C, pronti via, questa consigliatura, il sindaco e l'assessore in perfetta continuità hanno dato 90 milioni di euro per un ulteriore terzo accordo sulle riserve in favore di Metro C, accordo contestato da tutti, dall'assessore Morgante e dallo stesso Ministero, motivo per cui ne abbiamo fatto esposto, e oggi mozione di sfiducia. Sì, una città al collasso da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista trasportistico. Veniamo ancora alla Metro C, doveva aprire l'11 ottobre, non è stata data informazione ai cittadini, neanche ai consiglieri comunali, quantomeno di opposizione, su quali siano stati i motivi precisi per la mancata apertura della Metro C l'11 ottobre e soprattutto su quando avverrà l'apertura. Assisteremo per la prima volta nella storia all'apertura a sorpresa di una linea di metropolitana. Non si sa quando aprirà, probabilmente il giorno prima ci annunceranno e ci daranno questa concessione che ci è costata tantissimo, perché ricordiamolo, 3 miliardi e mezzo di euro per arrivare al Colosseo, e ne vorrebbero spendere un altro miliardo e mezzo per arrivare da Piazza Venezia direttamente a Ottaviano senza fermate nel centro storico. Quindi la prima metro nella storia del mondo che attraverserà una città senza fare fermate. Complessivamente abbiamo scoperto oltre 3 miliardi di sprechi da parte di Veltroni, di Alemanno e ora di Marino. Di questi quasi un miliardo afferiscono al progetto Metro C, e su questo quindi c'è una grave responsabilità dell'assessore in Prota e di tutta quanta la giunta e del sindaco. Per questo oggi chiediamo dimissioni.